Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così si è dato Gesù Cristo. Cari fedeli, con San Gregorio ci illuminiamo, ci diamo coraggio in questo giorno bello da Pentecoste, di fare agire lo Spirito Santo nelle nostre anime, e ben sappiamo e l'abbiamo meditato insieme le ultime domeniche, dipende da noi. Dipende da noi far agire lo Spirito Santo per cambiare noi stessi, da uomini carnali che siamo, a uomini spirituali, cioè uomini che vivono secondo la grazia. Gli stessi apostoli, ci viene detto, erano fino al momento che non avevano ricevuto lo Spirito Santo, erano carnali. L'abbiamo ben visto domenica scorsa, domenica dell'Ascensione, Gesù Cristo era costretto a darle loro un colpo abbastanza forte nel fianco, talmente che sicuramente trattenevano lo spirito dallo spavento, dalla sorpresa di quel colpo in fianco, che non si aspettavano. Il Maestro, Divin Maestro, sale al cielo e invece di salutarci gentilmente ci dà un colpo nel fianco. Voi non avete creduto, ve l'hanno detto e voi siete increduli e tardi di cuore. E questo colpo come risposta alla domanda degli apostoli, ci ricordiamo, nel momento che lui sale al cielo, se si decide di fare finalmente il governo. Perché loro, magari, qualcuno voleva fare il ministro di tale cosa, l'altro ministro di tale cosa. Gesù Cristo con molta pazienza però li rimprovera, dunque, prima di partire. E dice: intanto statevi tranquilli nel cenacolo, ascoltate la Santa Vergine Maria, pregate il rosario, aspettate. Perché così carnali come siete, infatti, è meglio che ve ne state a porte chiuse. Era bene così finché arrivava lo Spirito Santo, e lì cambia tutto, e da uomini carnali diventano uomini spirituali, dimenticano le loro ambizioni terrene, dimenticano che sognavano di un regno terrestre di Israele nel quale loro avrebbero posti di rango e di prestigio, e si danno a piena vela a predicare il Vangelo e a correre dunque nella via dell'imitazione di Gesù Cristo, fino dunque a consumare la loro propria vita con il martirio. Però vedete, per quanto noi dunque li abbiamo così trattati severamente, gli apostoli, pertanto, però, giustamente sono santi, sono non solo santi, ma erano stati anche confermati in grazia quel giorno, perché hanno dimostrato che appena ricevuto la grazia non c'era più ostacolo. Gli ostacoli li avevano rimossi. Avevano la mente pesante, erano terreni, però non erano otturati, ottusi da lussuria, da ricerca sfrenata di piacere di questa terra. Non erano bloccati alla grazia di Dio dall'avarizia, dall'attaccamento e dall'ansia dei beni di questa terra. E per quanto ingenuamente volevano essere anche loro grandi ministri del regno terreno, però non erano pervasi di superbia, perché quello che era avaro era a quel momento già al suo posto, ed era Giuda. E dunque gli apostoli avevano già predisposto loro stessi per poter ricevere con effetto e efficacità lo Spirito Santo. E questo, come dunque
elementi fondanti della Chiesa fondata da Gesù Cristo, su San Pietro e sugli Apostoli, per gettare dunque le fondamenta e fare continuare poi questa opera da loro fondata, da chiunque come loro era battezzato, era cresimato, era riempito di Spirito Santo, imitava Gesù Cristo, e sono i santi. I santi hanno fatto nient'altro che seguire l'esempio di Gesù Cristo e degli Apostoli, e hanno operato un grandissimo bene. I problemi in tutta la storia del cristianesimo e tutta la storia del Nuovo Testamento iniziano quando questo fervore, quando questa disponibilità e apertura all'azione dello Spirito Santo ricevuto in battesimo e cresima viene meno, perché semplicemente i piaceri di questa terra, la brama dei beni di questa terra e uno sconsiderato considerazione di se stessi viene semplicemente a fare soffocare la grazia di Dio. Ricordiamo che al di là e a monte di tutte le doverose e giustissime analisi della situazione attuale della Chiesa, e questo comprende la congiurazione anticristiana preparata oramai da secoli, ma questa congiura anticristiana chi l'ha suggerita se non Satana? E non voleva forse Satana distruggere il mondo e la società prima del 1717, quando si fonda la prima sinagoga, la prima loggia massonica? Certamente che sì. E perché gli viene in mente di mettere in atto tutto solo qualche secolo fa? Gli viene semplicemente in mente perché vedeva l'umanità è pronta, non prega più nessuno. Vanno tutti in chiesa, nessuno si mortifica. Tutti questi cattolici si danno alla lussuria, cercano i beni di questa terra e sono tutti superbi e vani. Perfetto, adesso vado a lavorare. E ha aspettato 1717 anni, ci ha sempre provato. Qualche setta qui, qualche eresia qua, qualche rivoluzione là. Sì, con Lutero ha fatto un grande colpo perché ha tolto mezza Europa alla Chiesa, con i scismi prima anche, però erano colpi, ma comunque il corpo cristiano c'era. Ma poi, quando vedeva che col 700 la massa cattolica era affievolita, adesso do io il colpo. Il Dio li ha ancora preservati dall'Islam, ha mandato loro Marco Daviano, e senza i loro meriti è stata salvata. Bene. Però siccome anche dopo questo non è che si vede un gran cambiamento in questi cristiani, adesso vado io, e ci è andato. Due secoli ha lavorato, e poi è entrato anche il Vaticano, ha fatto il Concilio Vaticano II, e adesso può praticamente mettersi a riposo. Il diavolo può mettersi a posto nella sedia lunga, può andare al mare, prendere il sole, perché fanno tutto per loro, bergoglio, fanno il lavoro suo, lui non ha più bisogno di fare niente. Una sola cosa teme, come noi temiamo il tumore. Abbiamo una tremila paura, tutti devono fare tutti gli esami tumori, perché ci potrebbe essere una cellula tumorale, e basta una cellula tumorale e poi io sono spacciato e tumore, metastasi. Quella paura ce l'ha, solo che quella cellula non è tumorale che lui teme, è un'anima che vince il vizio, che vince la lussuria, che vince l'avarizia, che vince la superbia e inizia a vivere in grazia di Dio in un modo palese. Questa è la grande paura di Satana. E allora potete essere ben sicuri che a ogni vostro proposito di recitare un rosario, di fare una preghiera, di ricevere un sacramento, di andare a domenica alla messa, di confessarvi, potete essere sicuro che lui si mobilizza.
molto di più che non si mobilizzano non so chi per presunte armi chimiche e atomiche. Si mobilizza e fa tutto per impedire che un'anima si metta in ginocchio e preghi e che vada a ricevere i sacramenti, lì potete sicuro, perché un'anima che fa questo e un'anima che è riempita dello Spirito Santo a tal modo che nel suo agire vince i vizi e fa trionfare la virtù, quello lì sì che era arma letale, mortale per Satana. Ricordiamo tutti che diceva al curato d'Ars: tre come te e io non ho più potere, ma tu non basti, aggiungiamo noi. E Dio sa i miracoli che faceva il curato d'Ars. Dunque, cari fedeli, la conclusione è da trarre è che il massimo sforzo dunque va messo in noi, e mettendo il massimo sforzo in noi e nella ricerca della virtù della santità, possiamo anche capire: ma com'è possibile che questi grandi papi, che praticamente erano in continuazione nel mondo, nella vita, come li avevamo già visti, mandavano in guerra, fermavano i barbari, costruivano, facevano, ma quando parlavano ai loro fedeli parlavano solo di cose spirituali, perché avevano capito che è la grazia che ha trionfato del paganesimo e che ha convertito l'Europa. E non per caso il gigante vescovo Lefebvre Marcel ha cercato e ha voluto avere nel suo stemma ghedi di muscaritate, le parole. Abbiamo creduto nella carità, ci abbiamo creduto nell'efficacia della grazia. Lui che in Africa, come diceva, vedeva che con la sola predicazione del Vangelo cambiava tutto, perfino l'espressione dei volti, diceva, di quegli indigeni che si convertivano e cambiavano anche il modo di vivere a tutti i punti di vista. Mi ha cuore di ricordare l'esempio dunque di questo grande missionario, tanto più che non in questa sede ma in un'altra dovremmo sicuramente prendere posizione a questo testo che è appena stato pubblicato, di grandissima importanza. Pare che vi sia dunque la letterale trascrizione dell'incontro che ebbe l'11 settembre 1976 Paolo VI con Monsignor Lefebvre. Gli concesse un'udienza ad hoc, e tutta questa discussione molto viva è stata trascritta, è stata pubblicata, e sicuramente dunque necessiterà di un accurato commento, lo dico così fra parentesi, per invece ritornare all'esempio di questo grande vescovo, questo grande missionario, per farci coraggio a noi di non aver paura di mettere il nostro impegno nella nostra vita spirituale, nella ricerca della virtù e del combattere il vizio, nella ricerca del raccoglimento, dello studio, della preghiera, senza aver paura che facendo questo noi diventiamo degli estraniati che non si occupano più dell'attualità. Non è vero. Non è vero. A parte il fatto che la controprova è che sono gli ordini più contemplativi che sono i più informati sull'attualità. Perché anche non si perde tempo quando si è contemplativi. Chi prega molto, chi medita molto, diventa molto avaro col perdere tempo in chiacchiere inutili, col risultato che capisce e sa poi molte più cose di quelli che passano il loro tempo a televisione, telegiornali, giornali e chiacchiere. Cari fedeli, ecco perché vi voglio dare comunque in lettura la voce di un Papa, perché sono voci che mancano da decenni. Preferisco, fratelli carissimi, scorrere brevemente le parole di questa lettura del Vangelo, affinché possiamo fermarci più lungamente a considerare i misteri di sì grande solennità. In questo giorno, in vero, lo Spirito Santo discese con improvviso strepito sui discepoli e, trasformando
gli spiriti di questi uomini carnali, li convertì al suo amore e mentre delle lingue di fuoco apparivano all'esterno, al di dentro i loro cuori si infiammarono. E siccome vedevano Dio sotto forma di fuoco, divennero con suavità ineffabile tutti ardenti d'amore, poiché lo Spirito Santo è amore. Onde anche Giovanni dice, Dio è carità. Chi dunque desidera Dio con tutto il cuore, certamente già possiede colui che ama. E questo ci rasserena tutti, quanto io desidero Dio. Però il fino psicologo sa prima cattivare la nostra attenzione per poi un po' lavorarci. Nessuno infatti potrebbe amar Dio se egli non possedesse colui che ama. Io però lo desidero tanto, dunque lo amo. Ma ecco, se si chiede a ciascun di voi se ama Dio, egli con piena fiducia e con animo sicuro risponde, lo amo. Chi direbbe, no, non lo amo. Ora voi avete udito al principio della lettera ciò che dice la verità. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. La prova dunque dell'amore è l'azione. Perciò Giovanni dice ancora nella sua lettera, chi dice io amo Dio e non ne osserva i comandamenti è un bugiardo. Non voglio che ci siano bugiardi in questa cappella che professano di amare Dio e non sono confessati nel tempo pasquale. È il Padre mio, ma noi amiamo veramente Dio e ne osserviamo i comandamenti se ci sforziamo di reprimere le nostre concupiscenze. Le nostre concupiscenze. Se ci sforziamo di reprimerle, non voglio che in questa cappella ci sia chi invece transige con le proprie concupiscenze e sigla questa transazione. Beh, io sono un povero peccatore. Se sono un povero peccatore, è chiaro che pecco. Allora, che problemi ci sono? Dio avrà misericordia di me. Guai! No, non vogliamo essere bugiardi, vogliamo essere veritieri nel pensare, nel parlare e nell'agire. Perché chi continua ad abbandonarsi ai desideri illeciti, certamente non ama Dio, perché gli è contrario con la sua volontà. E il Padre mio, dice, poi lo amerà e verremo a Lui a fare dimora presso di Lui. Considerate, fratelli carissimi, che grande onore si è avere per ospite nel nostro cuore Dio che viene a noi. Certo, se qualche amico ricco o molto potente dovesse entrare in casa nostra, con tutta fretta si netterebbe la casa intera perché non ci si trovasse nulla che offendesse gli occhi dell'amico che giunge. Si purifichi dunque delle sozzure del peccato chi prepara a Dio la dimora dell'anima sua. Ma badate a ciò che dice la verità. Verremo e faremo dimora presso di Lui. Egli viene difatti nel cuore di certuni. Egli viene difatti nel cuore di certuni. Ma non vi fa dimora. Viene nel cuore di certuni, non vi fa dimora. Perché? Non vi fa dimora perché essi attirano bensì lo sguardo di Dio con la compunzione. Ed è veramente compunzione. L'anima veramente compunta, dunque sciolta nel dolore di aver offeso Dio. È già una grande grazia, eh? Chiediamoci quando noi l'ultima volta veramente compunti, sciolti nella carità del dolore di aver offeso Dio, eravamo così davanti a Dio. È già una grande grazia. E pertanto ci sono certuni che anche dopo questa grazia
Dio non fa dimora in loro. Perché? Perché bensì attirano lo sguardo di Dio con la compunzione, ma al momento della tentazione dimenticano subito ciò che li ha condotti alla penitenza. E così ritornano a commettere peccati come se non li avessero mai pianti. Ecco i grandi papi che hanno cambiato il mondo, ma che erano fini psicologi e guidatori dell'anima. Con questo San Gregorio ci dice: non ti fare illusioni. Sei di una debolezza che non tu neanche immagini. Oggi pecchi, domani piangi caldamente il tuo peccato. Dopodomani si ripresenta la tentazione, tu non solo pecchi, non ti ricordi neanche che hai pianto il tuo peccato. E non ti fare illusioni, sei così, perché siamo tutti così. E allora, se siamo tutti così, come ci salviamo? Grande, grande ricetta che nessuno sa. Per l'abitudine di pregare ogni giorno e di ripetere gli atti di virtù anche più volte al giorno. Ah, vabbè, allora pregare, ma insomma tutti, lo fanno tutti. No, non lo fanno tutti. Lo fanno molto in pochi. Invece se tu veramente preghi così ogni giorno e così ogni pasto, prima e dopo, ogni mattina, ogni sera, ogni giorno il rosario, vedrai che la tua vita cambia. Se non lo fai, non cambia la tua vita. E la Sacra Scrittura e i Santi, il Vangelo ti dice: se non fai penitenza, non solo rischi di dannarti, ti danni certamente. Non è un rischio, è una certezza che se non tu fai il tuo dovere di cristiano quotidiano e che poi vai anche ai sacramenti, non forse sei pericoloso, no, certamente ti danni. Allora, cogliamo questa gioia della Pentecoste e rinnoviamo i nostri propositi di una vera e regolare vita cristiana. E se non li abbiamo mai rinnovati, perché mai fatti? Cogliamo le parole, che se io non mi confesso, se io non mi comunico, se io non prego, mi danno certamente. E questo in un attimo che parliamo, nel quale continua a piovere nell'inferno anime come le videro i bambini di Fatima, piovere come i fiocconi di neve che cadevano a terra. E convinciamoci in questo giorno di Pentecoste, come questi poveri pescatori alla mente lenta, senza neanche cercarlo, come effetto collaterale, hanno messo in ginocchio il più grande impero di tutti i tempi, il romano. Perché storia ci insegna che, differentemente a quello che ci fanno vedere la religione cristiana, i poveri schiavi nelle catacombe, povera gente, una religione un po' come il cattolicesimo in Inghilterra, dei poveri, dei miseri, non è mica vero. Il cristianesimo subito è penetrato nelle più alte sfere dell'impero romano. E se a San Pietro non cercava i salotti, e San Paolo non cercava i salotti, è la grazia che ha penetrato lì dove doveva. E noi invece pensiamo, dobbiamo organizzarci, cercare le persone di rango e di influsso, perché se quello lì sa qualche cosa lo dice poi all'altro e così noi possiamo pian pianino cambiare qualche cosa. Se ne avessimo solo uno che pensa un decimo di quello che pensiamo al Parlamento, già sarebbe un grande cambiamento. È vano tutto questo pensare. È sterile. Non è così che si è fatta la cristianità e non è così che si rifarà, ma si rifarà soltanto nella preghiera e nella penitenza, siatene ben certi. E chiedete alla Santa Vergine Maria questa grazia e ce la otterrà in nome del Padre e del Figlio, salve così sia, sia lodato Gesù Cristo. Sì.